Benvenuti a questo speciale Class CNBC dagli studi di Londra di CNBC Europe. Oggi i nostri graditi ospiti sono Dante Brandi, consigliere affari economici e commerciali dell'ambasciata italiana a Londra. Benvenuto Dante, grazie per aver accolto il nostro invito. E naturalmente saluto anche l'altro nostro ospite, Marco D'Uso, co-chair della 14ª Nova Conference 2014. Allora Marco, naturalmente benvenuto. Parliamo di questa nuova conference. Che cos'è? 14ª edizione? Cerchiamo di capire di cosa si tratta innanzitutto. Allora, l'associazione Nova è un'associazione che riunisce gli italiani che hanno conseguito un Master in Business Administration nelle principali business school americane fino all'anno scorso e da quest'anno anche a Londra, perché appunto si sta aprendo, un network che si sta aprendo all'Europa. La conferenza è l'evento annuale del network in cui gli studenti si riuniscono con gli alumni e con altri professionisti e con speaker del mondo imprenditoriale e manageriale italiano, e questa è la 14ª edizione, la prima in Europa, e fondamentalmente ha portato circa 300 partecipanti, di cui la metà studenti e gli altri appunto alumni professionisti. E grossi nomi tra l'altro, perché avete avuto veramente grossi nomi, parliamo proprio di presidenti e CEO di grandi società, quotate e non, però grandi società. Facciamo anche qualche nome, Marco. Abbiamo avuto la fortuna di avere dei keynote speech da parte della professoressa Lucrezia Reichlin, che ci ha anche aiutato nell'organizzazione dell'evento, e di Alessandro Profumo. Poi nei vari panel di discussione abbiamo avuto la fortuna di sentire Francesco Caio, Vittorio Grilli, Andrea Bonomi, Massimiliano Magrini, Federico Ghizzoni, altri esponenti del mondo delle start-up, dell'innovazione e dell'imprenditoria italiana. Quindi grossi nomi effettivamente. A questo punto volevo chiedere invece a Dante Brandi, che cosa è emerso? Qual è il messaggio che è emerso da questa conferenza, Dante? Certamente un messaggio di grande fiducia nelle nuove generazioni di italiani, nel talento che dal loro networking, dalla loro volontà di mettere a disposizione questo talento, non soltanto per il conseguimento di una professionalità propria, ma anche per una causa comune, tanto è vero che abbiamo accettato come ambasciata, l'ambasciatore per primo, di sostenere, di supportare la nuova conference, proprio perché abbiamo compreso esserci una comunione di idee con l'azione che l'ambasciata sta svolgendo, affinché questo genere di talenti possa contribuire a nuove idee, a stimoli per cambiare sempre in meglio il nostro paese. Anche perché siamo in un momento difficile per il paese, diciamolo comunque Dante, effettivamente siamo alla fine di un semestre italiano che è partito con grandi speranze, però guardando quelli che sono i numeri purtroppo l'Italia in questo momento ha difficoltà. Sì, devo dire, la congiuntura economica è sotto gli occhi di tutti, non ce lo possiamo negare. Il fatto che ci siano state anche durante la presidenza italiana di questo semestre alcuni punti di contatto con numerosi paesi europei, una convergenza a livello europeo sulla necessità di stimolare nuovi investimenti, di riproporre un mercato e un'industria finanziaria più a sostegno della crescita, sono stati invece a mio avviso dei risultati che sono stati conseguiti. La speranza per noi risiede appunto nelle nuove generazioni. Nova ha messo in piedi una bellissima conferenza, non era una novità perché il network si era già formato negli Stati Uniti e i miei colleghi negli Stati Uniti avevano dato analogo supporto ai loro lavori. La vera speranza è che il talento e l'innovazione possano essere veicolati attraverso questo scambio di idee, questo network, e che riesca poi a trasmettere messaggi costruttivi che sono emersi dalla conferenza anche a livello centrale, per un dibattito che sia non soltanto domestico ma anche europeo. Ecco, questo forse è uno dei punti principali, quindi questa cooperazione, se vogliamo, tra Italia e il resto d'Europa c'è a questi livelli, visto che spesso troviamo comunque delle, se non proprio delle rotture, però comunque degli scontri in questo momento proprio con l'Europa, relativi al budget, relativi all'austerity, relativi a tanti temi che sono comunque scottanti, Marco. Cerchiamo di capire quello che è il messaggio di speranza, il messaggio positivo che è nato anche guardando proprio al collegamento, al contatto con l'Europa. Beh, innanzitutto l'Europa rappresenta per noi non soltanto più un insieme di nazioni che agiscono assieme all'Italia, ma rappresenta per noi quasi una nuova patria, se vogliamo. Ci sentiamo europei oramai oltre che italiani.
E oltre a questo, una città come Londra e altre capitali europee rappresentano per noi anche degli esempi, soprattutto in ambiti del talento e dell'innovazione. E quindi, nell'ottica di cooperare e di apprendere ciò che viene fatto bene nel resto d'Europa, sicuramente un evento come questo può servire, perché appunto, anche avendolo fatto a Londra, possiamo portare degli esempi concreti di quello che si può fare. Ecco, tra l'altro, parlando proprio del sentirsi europei, un altro tema che rimane cruciale, Dante, volevo chiedere a lei in questa occasione, molti di questi giovani che appunto poi portano l'Italia avanti nel futuro, un futuro che sarà sempre più parte dell'Europa comunque. Londra è un laboratorio anche della, nel bene e nel male, è un laboratorio della nuova immigrazione italiana. L'ambizione di Nova, che è la stessa ambizione che hanno naturalmente le istituzioni, è quella di fare in modo che questi giovani talenti che vengono a Londra per migliorare se stessi e che sentono in ogni caso la necessità, il desiderio di migliorare anche il proprio paese attraverso questo network, si rafforzi, per cui non si tratta di un'immigrazione, di un flusso che drena risorse, soprattutto intellettuali, che sono poi il bene che mancherà nel futuro e sul quale si baserà la competizione a livello non solo europeo ma globale. Dicevo, è incoraggiante che questo network abbia come obiettivo quello di veicolare idee affinché poi il nostro paese riesca ad emergere nel mercato competitivo globale. Una formula di sintesi che, diciamo, ha pervaso poi i lavori della conferenza è stata molto felicemente elaborata dall'ambasciatore Terracciano stesso, quando all'inizio, salutando gli ospiti, ha detto: voi siete il classico esempio di Italy made me, cioè l'Italia ci ha fatto così, cioè se noi abbiamo successo è perché comunque siamo stati formati nel nostro paese. L'obiettivo ovviamente non è quello di una battaglia di retroguardia per rimandare talenti che invece sono ormai talenti globali, ma è quello di fare in modo che questi talenti contribuiscano anche dall'estero al progresso del nostro paese. Ecco, esattamente questo è un altro punto però che ha toccato l'emigrazione, soprattutto verso Londra. Sono stati migliaia, quanti sono stati nell'ultimo anno soprattutto gli italiani che si sono trasferiti, in particolare a Londra, comunque sono andati all'estero. Ecco, come secondo voi si può fare in modo che poi questi talenti, dopo aver fatto una certa esperienza, riescano a tornare in Italia soprattutto con la voglia di tornarci, la voglia di restare, la voglia di cambiare quelle che sono le cose dell'Italia che non vanno, che devono ancora essere cambiate? È stato esattamente questo il successo della conferenza di Nova, un foro di dialogo che ha molto efficacemente evidenziato quali sono poi i requisiti affinché un giovane professionista italiano, ma diciamo a tutti i livelli, che è riuscito a fare un'esperienza estera, quindi a consolidare la propria professionalità, si senta stimolato a rientrare nel nostro paese. Sono naturalmente incentivi ad una maggiore meritocrazia nel nostro paese e quindi alla costruzione di carriere che in tutti i settori, dall'accademia al settore privato, al settore pubblico, incentivino la meritocrazia. La prospettiva di vedere un paese efficacemente instradato sulla via delle riforme e quindi con una speranza, diciamo, che le riforme istituzionali e quelle economiche vadano in porto affinché venga cambiato proprio il mindset culturale, che è esattamente l'obiettivo di questo governo, diciamo, di molta parte delle forze politiche oggi. Sono stati questi, diciamo, i driver che sono emersi dalla conferenza e che sono stati molto autorevolmente poi confermati anche dagli speaker che erano presenti, quindi c'è, diciamo, una speranza di fondo nel vedere queste prospettive per il nostro paese. Ecco, bisogna dire che quasi tutti i personaggi che appunto hanno parlato, sono stati grandi speaker, i grandi nomi di questa conferenza, sono comunque di base in Italia, quindi grandi nomi, MBA, voglia di parlare anche comunque ad un pubblico europeo sicuramente, però appunto di base in Italia. Che cosa è emerso di particolare? Sappiamo che non possiamo dare grossi dettagli perché insomma siete sotto le regole di Chatham House, però cerchiamo di dare un pochino il messaggio principale, quali gli speech più interessanti come messaggio, appunto, non come personaggio. Le aree in cui sono emersi dei punti di maggiore positività e anche di maggiore concretezza sono sicuramente l'ambito dell'innovazione e l'ambito del talento. Nell'ambito del talento, come sottolineava Dante, sicuramente c'è un tema di opportunità, di meritocrazia in Italia, c'è anche un tema
economico, certamente esiste una legge attualmente che è la legge sul rientro dei cervelli, che riduce l'arbitraggio economico tra i paesi e che appunto incentiva gli studenti e i talenti italiani attualmente all'estero a ritornare in Italia. Però sono emersi altri ambiti, altre iniziative concrete che si possono attuare nell'ambito del talento. Un esempio secondo me interessante è stato portato dal sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, che è venuto non solamente a dare un messaggio positivo di quello che le istituzioni stanno facendo nel suo caso nell'ambito della giustizia, ma anche è venuto concretamente a reclutare un MBA. Questo cosa significa nella pratica? Significa cercare di portare all'interno della pubblica amministrazione talenti dal mercato, competenze manageriali, e questo potrebbe essere un elemento importante nel futuro per cercare di accelerare l'esecuzione delle riforme che si stanno mettendo in piedi. È un inizio di un cambiamento di questo mindset culturale di cui stavamo parlando un istante fa. Dante, qual è stato invece il discorso, comunque il messaggio che più ha colpito proprio lei, di tutti quelli che avete seguito in dettaglio questi giorni? Beh, certamente la combinazione di interessi, di visione, di obiettivi, quindi il conforto anche per noi come ambasciata, come rappresentanza diplomatica, e mi sento onestamente di parlare a nome di tutte le rappresentanze diplomatiche all'estero, cioè quello di avere una comune visione insieme alle generazioni più giovani e più brillanti dei nostri talenti che sono all'estero, quindi condividere con loro l'idea che si può migliorare il nostro paese anche attraverso le esperienze che questa generazione di giovani sta facendo all'estero, che è un discorso che diciamo era stato avviato anche in molte altre sedi diplomatiche. Ricordo il Network Nova, è nato negli Stati Uniti, dove analogamente a mia memoria diciamo era nata anche ISNAF, quindi un network di scienziati, è nato e opera ancora molto attivamente ISNAF, cioè un network di scienziati e ricercatori italiani che dagli Stati Uniti ovviamente hanno la stessa idea di riformare diciamo così l'Accademia italiana, renderla più meritocratica, più vicina a modelli diciamo di successo per competere, come accennavo prima, di qui ai prossimi 20 anni in un mercato che sarà sempre più competitivo, più globalizzato, esattamente nel reperimento, nella risorsa, nella formazione di giovani talenti e di risorse umane. E l'Italia ce la farà comunque ad essere tra questi grandi della terra, questi che riusciranno un pochino a fare la storia. Che messaggio possiamo dare anche proprio considerando qui a Londra quella che è la percezione dell'Italia in questo momento, anche con un nuovo governo, due visite di Renzi per esempio per premier nel giro di sei mesi qui appunto in Gran Bretagna, sta un pochino cambiando la percezione dell'Italia, Dante? Sta cambiando molto, sta cambiando da diversi anni, forse Londra è un barometro abbastanza efficace nel misurare questo cambiamento che ormai è riconosciuto diciamo, anche dai mercati internazionali ormai da un po' di anni a questa parte. Tornando a Nova, è secondo me stata esattamente l'essenza stessa della loro conferenza quella che ci deve dare una speranza, cioè non avrebbero perso un fine settimana, 300 MBA e i panelist di rilievo che abbiamo citato prima, se non credessero in questa causa, avrebbero probabilmente impiegato il loro tempo meglio altrove. Il fatto che si fossero raccolti lì per discutere di come migliorare il nostro paese, di come coagulare e veicolare queste idee e il contributo che i talenti possono rendere alla causa della riforma del nostro paese è stata a mio avviso la dimostrazione più efficace che l'Italia ce la può fare e molto probabilmente, come dice il Premier, ce la farà. In questo senso proprio le due visite del Premier che ricordava sono state anche il barometro più efficace con i mercati nell'adesione convinta a questo tandem di riforme, quelle istituzionali e quelle economiche che il governo ha messo in piedi. Ripeto, l'obiettivo è riformare il mindset culturale del nostro paese, il messaggio che il Premier e i ministri che poi si sono susseguiti nel corso di quest'ultimo anno è stato efficace nel passare l'idea che queste riforme non possono fare a meno le une dalle altre, altrimenti questo mindset non si cambia. E credo che proprio su questa base poi le nuove generazioni stanno traendo linfa e fiducia per guardare con ottimismo al nostro paese, a tutti i livelli. Ecco, allora Marco, proprio per concludere, la differenza tra questa conferenza e quelle di New York, c'è stata qualche differenza che vale la pena ricordare? Credo che
questa avvenga anche in una congiuntura particolare. Anche in riferimento a quello che diceva Dante, c'è stata speranza, però si è parlato di elementi di crescita che avranno effetto principalmente nel medio e lungo termine. Secondo me questo deve essere anche il ruolo della nostra associazione. Capiamo che i mercati guardino e molte istituzioni guardino di più al breve termine, però secondo noi bisogna ritornare a ragionare su alcuni elementi, come appunto il talento e l'innovazione, nei quali, se partiamo adesso a fare delle riforme importanti e a creare degli ecosistemi che incentivino il ritorno dei talenti, l'imprenditoria e appunto l'innovazione, potranno portare nel medio e nel lungo termine l'Italia veramente a risollevarsi. Bene, allora su questa nota positiva noi ci salutiamo, la ringrazio davvero, Marco D'Uso, co-chair della 14ª conferenza Nova 2014 in questo caso, grazie attualmente anche a Dante Brandi, quest'oggi consigliere affari economici e commerciali dell'ambasciata italiana a Londra, grazie per essere stato con noi, naturalmente grazie a voi per averci seguito in questo speciale Class NBC dagli studi di Londra di CNBC Europa, ci vediamo più tardi.